Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Lara Saggia, speciale San Valentino, dove assaggerò queste, ovvero dragée, quella alla fragola ricoperto di cioccolato rudy, e della linea Cioccolato Gourmet di Esselunga. Di questa linea, in realtà, esiste anche questo cioccolato rudy, in edizione limitata, che ho già assaggiato e di cui ho già fatto un video prima di aver scoperto questi. E che uscirà prossimamente, quindi non sto a riassaggiarlo perché sennò l'altro video sarebbe inutile perché ho assaggiato anche un altro prodotto, eccetera. Comunque, questo qui è cioccolato Ruby, edizione limitata, sempre Esselunga. Questo qui è col melograno e questo qui col frutto della passione. Precedentemente avevo già assaggiato il cioccolato Ruby come Kit Kat o come Bacio Perugina e avevo espresso il desiderio di assaggiarlo senza niente. Questi qui di Esselunga sono aromatizzati. Questo qui non è comunque puro cioccolato rubi perché c'è dentro la fragola, però spero che sia fra tutti il più veritiero, quello meno aromatizzato e meno strano. Per ora io il cioccolato rubi, oltre che fatto dalla Nestlé, quindi Kit Kat e Perugina, l'ho trovato solo all'Esselunga con questi cioccolati qui, queste tavolette di cioccolato. E questo qui che mi pare costi 4,90 euro e sono 180 grammi, però è frutta ricoperta di cioccolato sostanzialmente, quindi insomma il costo è giustificato da quello. All'apertura si presenta così, bellissimo. Vediamo se riesco anche ad aprirlo. Ok, si svita, si apre. Voilà. Eccole qui. Praticamente niente, dovrebbero essere delle fragole dentro di uno grosso ricoperte di questo cioccolato rubì. Guarda, una cosa nell'occhio, ma allora, dentro è fatto così per mettere a fuoco. Insomma, non c'è proprio una fragola intera, sono boh. Ecco qua, sono come delle piccole gelée alla fragola, queste qui, ricoperte di cioccolato rubì. Sono dei quadratini, per quello ce ne sono di grosse e di piccole. Ecco, questo qui che è piccolo si capisce, cioè è proprio un quadratino così. Sono buonissimi, ma perché dentro quella cosa gelatina della fragola. Non riesco comunque a capire il sapore del cioccolato rubi. Ora lo terrò in bocca, aspettando che si sciolga mentre vi leggo gli ingredienti. Allora, c'è anche scritto, scema. Tragea alla fragola con cioccolato rasa rubi. Cubetti a base di purea di frutta con fragole ricoperte di cioccolato al latte. Allora, a quanto pare, anche qui lo dice, tagliate di cioccolato al latte. Nonostante sembri il cioccolato bianco, perché come consistenza, come pastosità, sembra il cioccolato bianco, in realtà cioccolato rubì al latte. Allora, ingredienti: copertura di cioccolato, zucchero, burro di cacao, latte scremato, latte in polvere, pasta di cacao, emulsionante, lecitina di soia, acido citrico aroma naturale di vaniglia, cacao minimo 48%, poi il cuore di frutta 21,7%, frutta preconcentrata di mela, di fragola, sciroppo di glucosio, fruttosio, sciroppo e fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero, fibra di frumento, agente gelificante, pectina, grasso di palma, regolatore di acidità, acido malico, coloranti naturali, mirtillo, carota, zucca, aroma naturale di fragola, aromi naturali, può contenere tracce di frutta a guscio, uova, sesamo ed arachidi. Gli agenti sono evidenziati in neretto, che sono latte, frumento, frutta a guscio, uova, sesamo ed arachidi. Prodotto artigianale, privo di conservanti, conservare in luogo fresco asciutto, riguardo la luce, fonti di calore,
eventuali imperfezioni estetiche del prodotto non sono da considerarsi difetti, ma caratteristiche della lavorazione artigianale. Perché sono, qui dice che sono fatti artigianalmente, si mette a fuoco, con ingredienti naturali, e qui c'è questo bollino, ok, che dovrebbe essere tipo a certificare il fatto del niente, che è fatto con quelli rubi, insomma, col cioccolato rubi. Non riesco a leggere, è talmente piccolo, sicuramente si leggerà meglio in video. Comunque, il colorante c'è, ma è soltanto nel ripieno. Il cioccolato rubi è proprio questo colore qui, questo rosa perlato, così. Allora, questa per ora è la cosa al cioccolato rubi che mi piace di più in assoluto, anche più di questi, perché non ha quel retrogusto fruttato dell'aroma. Cioè, dentro qui comunque c'è frutta, fragola, eccetera. È dolce di suo e vagamente acidulo. Spero sempre di trovare una tavoletta di cioccolato Ruby senza nient'altro, o anche senza niente dentro, senza aromi e niente, per capire com'è. Contando che comunque è un po' dolcificato perché c'è l'aroma di vaniglia. Ed è per quello che ricorda il cioccolato bianco, perché so che dal cioccolato bianco c'è la vaniglia. E niente. Devo decifrare questo benedetto cioccolato Ruby senza niente di aggiunto, però devo dire che per ora questa è la cosa che mi piace di più del cioccolato Ruby, cioè con cioccolato Ruby. Poi vengono le tavolette, poi viene il Kit Kat e per ultimo viene il bacio, perché il bacio non c'entra assolutamente niente con questo cioccolato rubi. Bene, detto questo, vi ricordo che l'ho preso da Esselunga, 4,90 mi sembra, però ci sono un po' e niente, fatemi sapere se l'avete comprato, se vi è piaciuto, se avete trovato il cioccolato rubi in qualche posto dove non ci sia niente di aggiunto. Un bacio, ma sempre alla prossima.